Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Vediamo un sondaggio fatto da Tecne per l'agenzia Dire proprio del 6 ottobre del 2020 sulle intenzioni di voto politiche nazionali. La Lega è primo partito con il 24,1%, perde lo 0,3%. Il secondo partito è il PD di Nicola Zingaretti al 20,4%, guadagna lo 0,2%, mentre Fratelli d'Italia al 16,7%, il terzo partito guadagna lo 0,4%. Quarto partito, Movimento 5 Stelle, al 15,5%, perde lo 0,3%. Forza Italia all'8%, perde lo 0,4%. Italia Viva al 3,3%, guadagna addirittura lo 0,8%. La sinistra al 3,2%, guadagna lo 0,1%. Azione di Calenda al 2,4%, perde lo 0,1%. Più Europa all'1,9%, perde lo 0,1%. I Verdi all'1,5%, perdono lo 0,1%. Altri partiti messi insieme 3%, perdono lo 0,2%. Astensione incerti in discesa dell'1,1%, sono al 42,4%. La distanza, secondo Tecne, dalla Lega, che è al 24,1 e il PD che è al 20,4, la distanza sarebbe del 3,7%. Mentre la compagine di governo, quella che chiamano maggioranza, ha la somma del 20,4 del PD più il 15,5 del Movimento 5 Stelle e poi abbiamo il più 3,3 di Italia Viva. E quindi la maggioranza attuale arriva al 39,2%. L'opposizione, sommiamo il 24,1% della Lega più il 16,7% di Fratelli d'Italia più l'8% di Forza Italia. E abbiamo un 48,8%, cioè un 9 punti di vantaggio per il centrodestra. Mentre la fiducia nel governo ha un balzo in avanti e arriva addirittura al 34,5% chi ha fiducia. Però chi non ha fiducia rimane il 60,9%. La maggioranza assoluta degli italiani, quasi due italiani su tre, non ha fiducia nel Giuseppi. Mentre chi è senza opinione è bassissimo, il 4,6%. Quindi la differenza tra la rilevazione del 18 luglio qual è? Che la fiducia nel Premier dal 30,6 passa al 34,5, mentre chi non ha fiducia dal 64,2 scende al 60,9. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi a questo canale, ad iscrivervi al canale principale Tele Italia. Siamo anche in Instagram, Tele Italia di Luca Vincitore, dove ci sono questi video. E poi siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia, e qui in Tele Italia, seconda rete. Vi invito ad iscrivervi a tutti questi social in modo che aiutate questo canale a crescere, ad essere più visibile. Grazie e buon proseguimento di giornata a tutti quanti.